Salve a tutti. Come si può conciliare un passato difficile e pieno di sofferenze con il legittimo desiderio di attrarre a noi una vita piena di soddisfazioni? L'esempio visivo che mi piace fare è quello di una zavorra troppo pesante che impedisce alla mongolfiera di spiccare il volo. Il nostro passato negativo, che torna a tormentarci in ogni momento della vita, si trasforma proprio in quella fastidiosa zavorra che ci impedisce di prendere il volo in libertà. Il passato si tramuta in paure, in credenze che ci limitano, in attrazioni inconsapevoli non troppo piacevoli. Quindi, come fare per liberarsi da quel peso in eccesso? Nel caso della mongolfiera, basterebbe tagliare o slacciare quei cavi che legano le zavorre e in poco tempo il pallone prenderebbe quota. Nella vita la procedura è tutt'altro che semplice, ma con il giusto impegno tutto può essere alleggerito. La prima cosa da capire è che non è il passato a tormentarci, ma eventualmente il ricordo che noi abbiamo di esso. Se una persona, per esempio, ci ha fatto soffrire per una determinata situazione e noi, dopo 5 o 10 anni, continuiamo a provare del rancore, dobbiamo capire che è solo il nostro ricordo a farci stare male. Non certo l'avvenimento ormai concluso da moltissimo tempo. Il nostro corpo riesce discretamente a guarire dalle ferite fisiche, mentre il nostro cervello archivia tutte le sofferenze e le inserisce in una zona della nostra memoria, appesantendo tutto il sistema. Se noi in qualche maniera provassimo a concepire che il passato non esiste più e che determinate sofferenze sono solamente nella nostra mente, potremo già iniziare a vivere il presente in maniera libera. Quindi, come fare a conciliare il passato con il desiderio di una vita piena e abbondante? La parola che mi nasce dal cuore è perdono. Con il perdono vengono cambiate le associazioni emozionali che noi diamo ai nostri ricordi. Vi chiedo di prestare la massima attenzione, visto che non parlo di perdono in senso biblico. Inizio con un esempio per chiarire meglio. In giovane età, una mia cliente aveva subito abusi fisici. Per tutta la vita, attrazioni involontarie, credenze e situazioni di ogni genere gli riconfermavano che l'essere umano fa schifo. Quell'avvenimento in qualche modo aveva scritto tutta la sua esistenza, le sue scelte scolastiche, lavorative, affettive e il rancore che provava verso l'altra persona non gli permettevano di vivere in maniera libera e felice. Aveva assunto farmaci antidepressivi, ma ogni volta che abbassava il dosaggio, la dura realtà tornava a farle visita. Quando le dissi la parola perdono, la sua prima reazione fu quella di urlarmi contro una frase del tipo: «Ma come faccio a perdonare la persona che mi ha violentata?» Fermiamoci un attimo e facciamo un passo indietro. Prima di continuare con questa storia, voglio dare qualche nozione sul perdono per rendere tutto molto più chiaro. Intanto, questi sono falsi miti sul perdono. Il perdono non è giustificare i comportamenti altrui. Il perdono non è dimenticare i torti subiti. Il perdono non è porgere l'altra guancia. Il perdono non è scusare. Detto questo, cos'è realmente il perdono? Il perdono, a mio avviso, è rielaborare un pensiero, dargli una reale collocazione nella nostra esperienza di vita. Imparare dal passato. Così facendo, smetteremo di soffrire per gli avvenimenti ormai lontani nel tempo. Il perdono serve a noi per ricominciare a vivere senza il peso del passato. Una bellissima citazione è questa: non perdonare è come bere un bicchiere di veleno sperando che l'altro muoia. Sicuramente non è semplice perdonare o perdonarsi, ma secondo la mia esperienza è il metodo più efficace per cambiare la nostra vita in meglio. I danni che negli anni vengono causati dal nostro passato doloroso possono essere molteplici, ad iniziare da problemi psicofisici, di autostima e scelte di vita dovute alle nostre credenze limitanti e necessità. Quindi sarebbe molto semplicistico dire che una volta perdonata la situazione o la persona, tutta la nostra vita cambierà. Posso solamente dire che il perdono è un primo passo verso la liberazione di credenze limitanti, emozioni negative e di conseguenza attrazioni non troppo piacevoli. Con il perdono ci possiamo riappropriare del nostro presente, permettendoci di agire al meglio per le nostre scelte future, trasformando quei paradigmi mentali che ci tenevano legati al dolore passato. Solo il fatto di capire e metabolizzare il significato di perdono renderà più semplice perdonare, visto che è un'azione puntata al nostro benessere.
Tornando alla storia di prima, la ragazza ha capito con il tempo e aumentando la propria consapevolezza che il vero danno non è stato causato da quella specifica violenza avvenuta molti anni prima, ma tutta la sua sofferenza era causata dalle sue reazioni legate a quello specifico ricordo, che ogni giorno della sua vita tornava a tormentarla. Solo il fatto di concepire la collocazione temporale di quel momento aveva iniziato a cambiare la sua reazione emozionale. Quel terribile gesto non è giustificabile e scusabile, ma noi abbiamo la responsabilità di non continuare a soffrire per quell'avvenimento. Potrei stare ad ore a parlare di perdono e crescita personale. Ogni persona ha avuto le proprie esperienze, che di conseguenza hanno creato le proprie credenze. Quindi mi sento di dire che tutto questo che ho appena esposto fa parte del mio percorso. Ma se volete attrarre una vita diversa da quella che state vivendo e tutto sembra remarvi contro, iniziate a farvi delle sane domande. È giusto continuare a soffrire per quel determinato avvenimento? È giusto soffrire per quella determinata persona che mi ha fatto quel torto? Quando sarete pronti a lasciare andare il passato e vivere un presente migliore, costruendo le basi per un nuovo futuro, ricordatevi la parola perdono. In descrizione troverete maggiori dettagli e link utili. Buona vita a tutti!